Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi vogliamo parlarvi degli usi e delle proprietà del non ti scordar di me nel Medioevo. Il non ti scordar di me fa parte della famiglia delle borraginacee e si presenta con dei piccoli fiorellini azzurri a grappolo e con delle foglie di un verde brillante. Il suo nome botanico, Myosotis, è un termine greco che significa orecchio di topo. La forma del fiore e delle sue corolle e la superficie morbida e vellutata delle sue piccole foglie possono proprio ricordare le orecchie di un topolino di campagna. Per gli antichi era una pianta sacra e, come per molte altre piante, veniva ritenuto un rimedio valido nella cura di molte malattie. A questa pianta veniva attribuita anche la virtù di guarire dalle punture di scorpioni, ma anche dai morsi di cani e serpenti. Addirittura, secondo un'antica credenza popolare, l'infuso di questi fiorellini aiutava a guarire più velocemente le ferite infette dalle spade. Il suo nome comune, invece, è dovuto a un'antica leggenda medievale di origine tedesca, secondo la quale una coppia di innamorati passeggiava lungo il Reno raccogliendo del Myosotis. Ad un certo punto il cavaliere cadde nel fiume a causa della pesante armatura e, mentre veniva trascinato via dalla corrente, urlò alla sua amata «Non ti scordar di me», lanciandole il mazzolino di fiori che aveva raccolto poco prima. La sciagura che colpì la giovane coppia fece ben presto il giro d'Europa, consacrando il Myosotis con il nome di «Non ti scordar di me». E nel linguaggio delle piante e dei fiori hanno fatto sì che questi fiori fossero il simbolo di amore eterno, della speranza e del ricordo. Nella regione del Somerset, in Inghilterra, portare al proprio seguito un mazzetto di non ti scordar di me significava possedere un talismano in grado di proteggere dai sortileggi di strega, e per questo motivo era anche usanza di regalare dei mazzetti a tutti coloro che erano in procinto di partire per lunghi viaggi. Il non ti scordar di me è stato utilizzato anche dal re Enrico IV di Inghilterra a partire dal 1399 fino alla sua morte. Il re utilizzò questo fiore come suo emblema personale a partire dal momento in cui si trovava in esilio. Il video di oggi è giunto al termine. Per Aspera d'Astra, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!